Bolso, oggi ti insegnerò a fare una cosa fighissima. Cosa? Il pinco panco delle foche? Oh, retinormo Molsocchi, come al solito non c'entrano niente le tue foche. Oggi vedremo assieme come fare una funivia. Ma quindi non c'entrano le foche? No, a meno che non vuoi prenderle come salami, no? Allora non posso, ho una riunione importante nell'orto e non posso mancare. Cosa? Sì, dobbiamo parlare del destino dei fagiolini bolliti. E di certo non mi lascerò scappare un argomento così importante. Ok, fermiamoci qua che altrimenti veramente io vado in manicomio. A few moments later. Ok ragazzi, è andato. Bentornati sul canale, sono Nex e siamo qui in un momento, ragazzi, e insieme ti vedremo come creare una funivia. Prima però di cominciare questo video mi raccomando un pollice in su, un bel mi piace, commentatemi sotto con scritto la funivia e mi raccomando non dimenticatevi di attivare la campanellina per essere aggiornati sui prossimi svagosissimi video. Comunque, tornando alla funivia, ci serviremo di legno di abete scortecciato, due recinzioni, una del Nether e una di abete, e poi una scala pioli. Allora, se volete farla come la mia, mi raccomando, fate le distanti, i due piloni, 10 blocchi. Nel primo blocco ci mettete il primo tronchetto e nel decimo ci mettete quell'altro, così non vi sbagliate. E anche dopo i comandi che dovremo utilizzare saranno gli stessi. Saliremo di 4 per poi andare ad aggiungere un pochino di recinzione di abete in modo da creare la nostra struttura, per poi salire altri 4 sempre con la nostra staccionata. Allora qua siamo a posto, qua mettiamo un attimo la scala per salirci sopra e ok, adesso andiamo a finire sopra mettendo 4 altre recinzioni. Allora, mettiamo una qui, una, un'altra e un'altra ancora. Ok, facciamo la stessa medesima cosa e poi possiamo anche chiudere. Allora ne mettiamo una anche qui e voilà. Mettiamo una recinzione del Nether, il primo sarà fatto. Mi raccomando, vi ricordo sempre, fatelo distante. Se volete usare i miei comandi, sempre 10 uno dall'altro, non troppo distante, non di più, perché altrimenti dovrete cambiare poi tutti i numeri. E ok, quando avremo creato anche la seconda struttura risulterà così. Uniamo le nostre strutture utilizzando sempre comunque la nostra bene amatissima staccionata di abete. Vediamo un altro qui e ce ne vorrà un altro. Un altro quale, voilà. E adesso penseremo alla fune. Per questa seconda fase ci serviremo di un incudine, di una targhetta, di un guinzaglio e soprattutto di un uovo di maiale. Cominciamo subito a nominare le nostre targhette. Quindi raga, mettiamo giù l'incudine qui e andiamo a creare. Adesso un attimo solo, mettiamo giù, creiamo già il nostro destriero. Venga, bravo signor destriero. Adesso andiamo a creare due targhette. Una la chiameremo A e un'altra la chiameremo B. Adesso questa facciamo chiamarla così, mettiamola A, ok, e l'altra la chiamiamo B. Allora, ok, dopo utilizzeremo anche dei command block, ma saranno dei comandi veramente molto molto semplici. Ok, una e una due. Adesso dovremo tirare via queste cose. Mettiamo solamente quelle che ci servono, altrimenti non ci capiamo più niente. Mettiamo questo qua. Ok, adesso tiriamo via l'incudine che non mi serve. E ok, adesso, signor Porcello, venga qua. Io la battezzo in nome del... Era uno prima, vabbè, sono due, chi se ne frega. Adesso mettiamone questa e voilà, il nostro porcello è stato nominato A. Adesso lo prendi, signor porcello, deve venire qua che l'appenderò come un salame. L'attacchiamo qui e voilà, il primo porcello è stato collegato. Adesso andremo a fare anche con il porcello B, perché sì, ci servirà un altro porcello che sarà questo, che chiameremo, non scappi, chiameremo B e lo collegheremo anche questo all'altra estremità. Le voilà. E ok, e per il momento... Sembrerebbe che stiamo per fare delle pancette, ma non è così, appunto. Questi serviranno per concludere la nostra funivia. Creiamo un blocco di comandi che andremo a mettere esattamente sotto la prima struttura. Facciamo tipo un 6x2, cioè largo 6, profondo 2. Allora lo mettiamo esattamente qui sotto e voilà. Andremo a metterlo, mi raccomando, a ripetizione. La maggior parte dei blocchi che utilizzeremo oggi saranno sempre così, quindi potete fare copia e incolla con tutti. Mettiamo, non serve pietra rossa, vogliamo sempre attivo, incondizionale e a ripetizione. Riportate questo codice nell'input. Se non sapete come fare quella cediglia lì sopra, ve la lascio qua sotto in descrizione, così potete farlo in copia e incolla molto semplicemente. Una volta attivato, ragazzi, avremo il nostro porcello che si sarà incastrato esattamente sulla staccionata del Nether. E dovremmo fare la stessa medesima cosa anche con l'altro porcello. Signor Dester Porcello, come sta? Sta bene? Allora, se avete anche voi quella lista di coordinate come avevo io nel fianco, se volete levarla, scrivete questo codice, così io non vi si aprirà ogni santa volta che mettete un comando, eccetera, eccetera. Così avrete i comandi del command block invisibili. Se poi volete riattivarla, vi basterà mettere true al posto di false, semplicemente. Aggiungiamo un altro blocco di comandi. Io lo torno a creare perché se faccio un copia e incolla non so perché mi crea dei problemi. Quindi, qua sopra andremo a scrivere la stessa medesima cosa, ma con il blocco B. Questo è quello che dovete riportare. Il 6,5 vi è sempre comunque utile se utilizzate le mie distanze. E appunto, qua noterete che anche il porcello B sarà sparito. Ma dove sarà finito? È esattamente con l'altro. Le avremo tutti e due qua sopra incollati, uno attaccato all'altro. Ma che appunto sarà
saranno fondamentali per il funzionamento di questa nostra porcellosa funivia, se vogliamo chiamarla così. Comunque, adesso rendiamo invisibili questi maiali e dopodiché proseguiamo con tutta la nostra creazione. Facciamo due buchi laterali e andiamo a mettere negli altri command block. Allora, sul primo blocco, vi ripeto, io lo creo sempre dal nuovo perché mi dà dei problemi se faccio copia. Andremo a scrivere: copiate questo codice, ovvero andremo a dare l'effetto al porcello A dell'invisibilità, in modo che noi qua vediamo solamente il porcello B. Il porcello A sarà letteralmente... Ma si è infilato una corda. Signor maiale, ma è sicuro di stare comodo così? Perché mi guardi? No, fa no con la testa, ok? Non è comodo, va bene. Ok, mettiamo giù un altro command block. E qua sopra, appunto, andremo a rendere invisibile anche il nostro porcello B. Sì, avrete una funivia che molto probabilmente grugnirà ogni tanto, ma diciamo che mi piace. Il codice sarà uguale all'altro, cambierà solamente il nome della targhetta, ovvero che non andremo più ad agire su A, ma su B. Signori miei, una volta resi visibile anche questo, avremo una funivia senza nessunissimo porcello sopra. Ma questo è solo l'inizio, perché noi dobbiamo renderla mobile, perché appunto noi dobbiamo riuscire ad andare sopra e farci trasportare dall'altro lato. Ci spostiamo di 10 contando il blocco iniziale, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, eliminiamo gli altri e poi andiamo a prenderci subito il nostro legno, che rifaremo un blocco esattamente uguale. Mettiamo blocchi, spero sol che non arrivino i castori. Ok, adesso andremo a prendere un armostand. Mettiamo, ragazzi, il supporto per armature esattamente qui sopra. Mettiamo qua, ok. E adesso andiamo a creare la nostra bellissima incudine e le nostre belle targhette. Mettiamo qui, andiamo a prendere le nostre targhette. E adesso queste le chiameremo C e D, semplicemente. Cancelliamo questa targhetta, no, non mi interessa, voglio chiamarla C. Ecco, voilà. E poi D. Allora, cancelliamo tutto e andiamo a fare D. Perfetto, andiamo qui. E ok. Rinominiamo il nostro porta armatura, il signor porta armatura, da ora poi lei non sarà più un Pinocchio qualsiasi, ma si chiamerà D. Voilà. Creiamoci un altro command block e andremo a mettere esattamente in questo buco. Sempre comunque il tipo di blocco, la condizione della pietra rossa, fatela uguali agli altri command block, ovvero sempre attiva, a ripetizione e incondizionale. Questo sarà il codice che dovrete scrivere nel blocco di comandi. Magari potete stoppare il video e copiarlo, e se non sapete come fare le virgolette, sempre comunque qui in descrizione. Una volta scritto questo codice, andremo a rendere invisibile l'armor stand, il nostro Pinocchio, dai, quello là sopra che sembra un piccione. Andremo a fare ovviamente il tipo di blocco sempre comunque uguale, qua incondizionale, qua sempre attiva, e 1 e true. Ok, e con questo comando noi renderemo la nostra armor stand invisibile. Come appunto potete notare, la nostra armor stand è sparita, ma questa sarà essenziale per il funzionamento, meglio per il codice riguardante il nostro benevatissimo porcello che andremo a fare ora. E ora mi raccomando, pollicione sul video, perché voilà, abbiamo creato il nostro vero destinier porcello, quello ci condurrà sopra la funivia e ci permetterà di attraversarla. Adesso ci serve la sella, perché io l'ho buttata via, che invece mi voleva, ed eccola qua, mi serviva. Mettiamo via queste cose che non ci servono più, mettiamo tutto quanto e voilà. Ok, signor porcello, non mi spari, dove va? Venga qui, adesso lei ormai è un porcello sellato. Saliamo la scala e guardate la magia porcellosa di questo video. Andando sopra, noi vedremo sopra, no, sotto i nostri piedi, lui, il nostro prode, Dester Porcello. Dai, avanti, era un pochino timido, sta andando al contrario. Ok, signori miei, abbiamo fatto una funivia. In questo momento è una funivia porcello edition, perché è una funivia suina. Adesso andremo a levare anche questo porcello rendendolo invisibile. So che molti di voi magari mi diranno: Nex, ma cosa fai? Tieni Dester Porcello, non levarlo. Purtroppo, per colpa dei poteri forti, dobbiamo rendere invisibile questo nostro suino. Creiamo un altro blocco di comandi esattamente qua a fianco e andremo a fare appunto il codice per rendere invisibile il nostro porcellone. Sempre molto molto semplice. Ci sono tanti command block, ma sono tutti molto molto intuitivi e abbastanza semplici da fare. Una volta fatto ciò, avremo creato finalmente la nostra funivia. Andiamo sopra, adesso dovremo solamente cavalcare il nostro porcellone. Il signor porcello si faccia cavalcare e voilà, adesso noi staremo letteralmente andando su una funivia, attraversando il burrone. Il nostro porcello grugnirà e ci porterà in salvo. Sempre comunque Dester Porcello c'è, ma non c'è. Per tornare indietro, stessa medesima cosa. Vi do un consiglio: lasciate sempre la visuale dritta, perché se potete spostarvi lateralmente magari si inclina e cade. Come vedete, io ho già perso dei cuori di vita perché sono caduto più volte. Quindi, più che altro, già che ci siamo, magari dopo facciamo anche un comando per dare la nostra vita infinita al porcello, così non morirà mai. Scrivete questo codice in un altro blocco di comandi, non so quanti ne abbiamo fatti oggi, ma tantissimi. Copiate questo codice e avrete il vostro porcellone immortale. E con ciò possiamo concludere questo video. Io spero che non sia stato troppo incasinato e che abbiamo usato veramente tantissimi tantissimi blocchi di comando. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se vi piace e se volete altre costruzioni del genere. Noi detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Io vi saluto, qui The Next è tutto. Ciao, ciao.